Buongiorno a tutti e ben sintonizzati su OK Italia. Parliamone dopo il focus che abbiamo già fatto sul paese Vietnam, sul Brasile, Regno Unito, Cina, Kuwait ed Emirati Arabi Uniti. Oggi continuiamo nel nostro percorso di esplorare, sempre grazie a dei testimoni privilegiati, paesi nei quali l'internazionalizzazione può realmente rappresentare un'opportunità per la ripresa delle nostre PMI, facendo leva soprattutto sulla grande attrattività del Made in Italy. Oggi parliamo di Singapore, che per via della qualità della vita, del benessere degli abitanti, dell'economia e del turismo, sembra una meta perfetta proprio per il nostro Made in Italy. L'economia di Singapore gode di buona salute, ha una costante crescita e negli ultimi anni ha sempre registrato circa il 2% di aumento. Ha una popolazione che supera i 5 milioni e 600 mila abitanti e un dato molto importante è quello del tasso di disoccupazione che è soltanto del 2,1%. Molto interessante anche la tassazione, per quanto riguarda le imprese si assesta sul 17%, mentre le tassazioni individuali vanno dallo 0 al 22%. Negli ultimi anni in questo paese sono state avviate delle riforme strutturali per orientare l'economia verso i settori a più alto valore aggiunto. L'obiettivo è stato quello di spingere le imprese a puntare su innovazione tecnologica e internazionalizzazione, essendo il mercato domestico per molti versi oramai saturo. Sono stati previsti a questo scopo incentivi e agevolazioni fiscali per le piccole e medie imprese e la creazione anche di distretti che fungano da polo di attrazione per lo sviluppo tecnologico. Singapore coltiva poi da molto tempo delle ottime relazioni con l'Italia, dalla quale importa principalmente prodotti alimentari e beni di lusso. Il trattato contro la doppia imposizione, ricordiamolo, risale al 1977, poi è stato modificato nell'arco degli anni nel 2012, mentre invece è recente l'accordo per la cooperazione economica e culturale che è stato firmato lo scorso 24 maggio 2016 dal presidente Mattarella e dal presidente Tony Tan. Oggi per parlare di tutto questo abbiamo ospite di OK Italia Parliamone il presidente della Camera di Commercio Europea a Singapore, Federico Donato. Buongiorno Donato. Buongiorno a lei. Donato, le misure restrittive per l'emergenza epidemiologica, partiamo subito da questo argomento di grande attualità epidemiologica, abbiamo detto Covid-19, a Singapore hanno provocato la più grave contrazione dell'economia nazionale dall'indipendenza che ricordiamo avuto dalla Malesia nel 1965. A Singapore però le misure restrittive sono state adottate piuttosto tardi. Il primo caso ricordo che era stato registrato già a fine gennaio, il 23, ma per i successivi due mesi fino a circa il 20 marzo il numero dei casi totali accertati era sempre rimasto inferiore alle 300 unità. A inizio aprile il numero di nuovi contagi aveva cominciato a salire di centinaia e centinaia ogni giorno e l'8 aprile il governo finalmente ha deciso di chiudere tutte le scuole ed imporre l'uso della mascherina in tutti i luoghi pubblici. La maggior parte delle persone positive al virus si è capito che siano stati i lavoratori migranti che vivono in dormitori affollati e in condizioni ad alto rischio di contagio. Donato, in che modo durante l'emergenza Covid-19 il governo di Singapore ha supportato il sistema imprenditoriale delle piccole e medie aziende? Ma innanzitutto complimenti per la puntuale riepilogo di quanto è successo, una descrizione molto puntuale. Il paese era intervenuto molto presto con misure non particolarmente restrittive ma importanti come termoscanner dappertutto, controlli della febbre ed altri negli uffici o nei luoghi pubblici. E poi il contagio si è purtroppo diffuso ai dormitori e questo ha creato una realtà divisa a metà tra un numero sempre crescente nei dormitori, da cui tenere conto perché sono lavoratori fondamentali per mandare avanti il paese, e dall'altra parte numeri bassi all'interno delle altre fasce della comunità. È importante notare che durante questa grave crisi il governo è intervenuto 4 volte con 4 manovre finanziarie differenti per un totale di 100 miliardi di Singapore dollar che equivalgono più o meno a 60 miliardi di euro. Quindi il governo ha messo in campo risorse finanziarie pari al 25% del prodotto interno lordo del paese e 25% del prodotto interno del paese e aggiungerei una nota importante
senza di fatto stampare una lira o un euro o un Singapore dollar di debito. Quindi erano soldi che sono stati utilizzati dalle riserve di cui il paese dispone, e quindi è un impatto economico, diciamo così, importante, ma che non peserà sulle casse future né del paese né dei cittadini. Relativamente, segnatamente, alle piccole e medie imprese, il governo si è mosso, secondo me, su tre driver principali. Innanzitutto si sono dati dei sussidi rispetto agli affitti, e quindi il governo ha sussidiarizzato una parte degli affitti che le aziende dovevano sostenere. Il governo ha elargito un sussidio tra il 25 e il 75% del salario per dipendente a seconda del settore, e chiaramente con un tetto massimo che andava a beneficiare ovviamente le classi più disagiate, gli stipendi più contenuti, e sono stati poi erogati una serie di finanziamenti da parte del settore bancario, ma che possono essere garantiti sino al 90% dal governo. Quindi direi un insieme di manovre importanti che non credo saranno sufficienti per arginare una crisi che in tutto il mondo pare molto importante, ma sicuramente sono numeri importanti, a cui aggiungo forse il quarto e più importante, e cioè che il paese e il governo ha cercato di incentivare le piccole e medie imprese a fare un salto di qualità, soprattutto per quanto riguarda la digitalizzazione, sulla quale forse, mentre le grandi qua a Singapore erano molto avanti, le piccole restavano indietro, e il governo pensa invece che questa sia la vera partita del futuro. Molto bene, ma attualmente qual è la situazione Covid-19 a Singapore? Siete ritornati regolarmente tutti al lavoro o esistono ancora delle restrizioni? Allora, è iniziata la cosiddetta fase 1 i primi di giugno, il 2 giugno. La fase 1 prevedeva un ritorno al lavoro di una parte della popolazione, devo dire molto contenuta, scaglionata, e quindi, se non erro, si è passati da un 17% della forza lavoro impiegata durante ed effettivamente sul posto di lavoro durante il lockdown al 28-30, se non vado errato. Puntualmente devo dire ieri sera, quindi è divertente fare questa intervista oggi, ieri sera il governo ha annunciato che la fase 2 inizierà venerdì questo, quindi per la fine di questa settimana ristoranti, shopping center, retail e tutti quei servizi che erano rimasti chiusi potranno aprire. Questo credo che sia un dato importante. Il governo si era riservato dalle 2 alle 4 settimane per passare dalla fase 1 alla fase 2, dopo due settimane e qualcosa, in base ai numeri che ritengono confortanti di nuovi contagi, si è deciso di passare alla fase 2. Molto bene. Tra gli aspetti che attraggono di più i nostri imprenditori ad aprire attività a Singapore ci sono sicuramente l'essere fra i primi porti al mondo per numero di merci in transito, avere una posizione strategica, dei servizi finanziari e bancari che possiamo dire senza rischio di essere smentiti sono tra i più sofisticati al mondo, opportunità di investimento pressoché illimitate per quanto riguarda beni di consumo o prodotti di alto valore aggiunto. Ed ancora incide nella scelta di investire in questi paesi, incidono le ottime relazioni internazionali e diplomatiche, un ambiente finanziario e giuridico sicuro e stabile, e una grande ricchezza complessiva in termini di servizi e infrastrutture. Donato, in quale modo incidono realmente tutti questi aspetti sul fare impresa oggi a Singapore? Ma guardi, incidono tutti molto in modo complementare. Devo dire che io sono venuto a Singapore nel 2005, e quindi è un po' di anni che sono qui, e allora era, credo che quando gli imprenditori guardassero all'Asia, guardavano essenzialmente a magari a creare un posto, che fosse Singapore o che fosse Hong Kong, soprattutto dall'Europa era prevalentemente Hong Kong, per guidare la propria espansione nella zona. Devo dire che la crescita asiatica, in particolare cinese, ma poi anche del sud-est asiatico e degli altri paesi, ha fatto in modo che un polo soltanto per le aziende fosse troppo poco, e quindi noi ci troviamo sempre di più in situazioni dove le imprese, pur avendo un solo headquarter, che sempre di più è Singapore, e poi vedremo perché, però spesso deve dividersi in due, quindi è un po' riduttivo pensare che un luogo solo sia esaustivo per seguire tutta la Cina, tutto il sud-est asiatico, sono anche geografie molto grandi, l'Australia, quindi molto spesso abbiamo situazioni in cui c'è un regional headquarter a Singapore che segue tutte le funzioni dell'area, ma sicuramente poi c'è anche un altro grande ufficio tra Hong Kong e Shanghai, magari a seconda di quanto cinese è la percentuale di fatturato. Donato, la interrompo un attimo, la interrompo una cosa, ma
È vero che Singapore sta godendo delle difficoltà, diciamo, di stabilità politica di Hong Kong e molte imprese tendono a portare, ecco, le proprie sedi produttive a Singapore perché è ritenuto luogo più stabile, più sicuro? Ma guardi, io devo dirle che da molti anni in realtà si assiste ad un incremento del numero di sedi regionali a Singapore rispetto a Hong Kong. Le faccio degli esempi a caso, ma perfetti, piuttosto che SIT Microelectronics, piuttosto che Ferrero, tutte queste aziende italiane che hanno stabilimenti produttivi in tutta l'Asia hanno di solito la sede centrale, regionale a Singapore, poi chi più chi meno. E io ho visto uno svuotarsi un po' costante, nel senso che Hong Kong rimane un polo senz'altro importante, rimangono headquarter di aziende, per esempio quelle della moda, che hanno nella Cina un grandissimo mercato, però sempre di più le persone che hanno, le aziende che hanno o cassa o quelli che sono gli IP, quindi la proprietà intellettuale, preferiscono da quando, dal 98 in poi, piano piano, e chiaramente gli ultimi 12-19 mesi non hanno fatto che accelerare, la necessità di portare qui. Quindi penso a settori come la farmaceutica, la finanza, sempre di più guardano a Singapore. Quindi sì, sicuramente le tensioni ad Hong Kong hanno favorito, però credo, l'accelerarsi di un percorso che era già in atto. Chiaro. Mi faccia concludere con un esempio su questo tema. Adidas, per fare un esempio non italiano, quindi senza entrare in un discorso domestico, che è una grande azienda di un settore ad alto legato alla moda, ma comunque di consumers, che ha un grande mercato in Cina, la sede ormai ce l'ha a Shanghai. Quindi Hong Kong risente da un lato dell'attrattiva di Shanghai in alcuni settori, dall'altro, per chi mi lasci dire non si fida di andare totalmente a Shanghai, alla fine Singapore rimane delle poche scelte obbligate. Vero, verissimo, giusto, questo è vero. Ma la recente cancellazione della città-stato dalle blacklist, perché ricordiamo che Singapore era nella blacklist del MEF, rappresenta un passaggio essenziale per un ottimale svolgimento delle relazioni economiche e finanziarie tra i due paesi. Quali sono gli scenari di investimento che si stanno delineando in questo paese? Ma soprattutto, quali sono le opportunità per il Made in Italy? Stava anticipando prima qualcosa? Beh, innanzitutto ricordo con gioia quel giorno, perché la Camera di Commercio italiana, che al momento presiedevo, aveva fatto grossa pressione sul governo per riuscire a risolvere questo problema della blacklist, e la visita di Stato di Tony Tan, alla quale avevo partecipato e che è stata molto composita, aveva poi di fatto dato lo slancio a un nuovo modo di relazioni. Guardi, le opportunità che attraggono le imprese italiane, secondo me, non si fermano a Singapore. Cioè Singapore è, per tutte le ragioni che ha detto, hub logistico, finanziario, c'è un sistema giuridico che in Asia non è facile trovare, particolarmente serio, c'è una valuta credibile, c'è un governo credibile, c'è la possibilità di fare degli investimenti sapendo che i tuoi investimenti saranno tutelati. Tutto questo è vero. Però soprattutto ci sono intorno a 600 milioni di persone nel sud-est asiatico nell'arco di 2-3 ore di volo. Quindi si passa da paesi come il Myanmar, dove magari è interessante andare a fare un progetto infrastrutturale, o l'Indonesia, a paesi molto voluti come Singapore, dove si viene a vendere l'automotive e il settore magari ad altissimo valore aggiunto. Quindi c'è proprio tutta... Singapore è proprio... Non si può vedere come, per quanto per alcuni importante, un mercato, ma comunque un mercato piccolo con 5 milioni di persone. E con 360 miliardi di PIL, miliardi di dollari di PIL, ma è tutto quello che c'è intorno, cioè venire qui per aprirsi ad un mondo che da qua si può facilmente controllare. Giusto. Donato, lei è anche vicepresidente di Assocamere Estero, presidente della Camera di Commercio Europea a Singapore, l'abbiamo detto prima, Singapore dove comunque ha ricoperto per anni, lo diceva lei nella sua risposta di prima, ha ricoperto per anni anche l'incarico di presidente della nostra Camera di Commercio. Le chiedo in che modo il sistema camerale nel suo insieme, quindi quello europeo piuttosto anche che quello italiano, ha affrontato e reagito a questa pandemia e cosa avete imparato da quanto è successo come modalità operativa di lavoro? Ma devo dire che il sistema camerale europeo è un sistema prettamente preposto a fare lobbying con il governo per conto del business europeo. Quindi noi siamo portatori di istanze presso il governo. Non dimentichiamoci che
l'Unione Europea è il più grosso investitore al mondo, a Singapore e nel sud-est asiatico, più grosso degli Stati Uniti, più grosso della Cina. Quindi noi siamo, rappresentiamo 10.000 imprese e le rappresentiamo con istanze prettamente governative, quindi laddove ci sono problemi con i visti, laddove ci sono problemi con alcune legislazioni che hanno degli impatti molto gravi in diversi settori, interveniamo semplicemente perché godiamo di una massa critica diversa da quella che ogni singolo paese può fare. L'imprescindibile ruolo delle Camere nazionali e quindi delle Camere italiane è quello di supportare l'impresa davvero da porta a porta, da quando esce da casa a quando arriva nel paese di destinazione. È divertente dire che questa porta e questo arrivo con il Covid si sono smaterializzate, quindi io credo che il grosso sforzo che tutti noi, la Camera europea per un motivo e le Camere nazionali e la Camera italiana dall'altro hanno fatto è stato quello di, laddove possibile, digitalizzare al massimo i propri contenuti, quindi spostare online quanto più si potesse fare, e credo che sulla parte contenutistica non sia di fatto un problema. Il partner, che ne so, il partner tecnologico o il partner di contenuto, che può essere l'università, la si trova anche online e si può fare anche molto bene, anche intercettando interlocutori che magari in loco non si possono trovare. Digitalizzare invece le piattaforme distributive di accesso ai mercati è una sfida che io credo il Covid abbia accelerato, ma no, di fatto sia ancora una sfida tutta da vincere. Quindi io non credo che, e mi auguro forse da alcuni punti di vista, che il mondo non verrà totalmente smaterializzato, ma senz'altro tutti noi credo ci siamo resi conto che alcune situazioni si possono risolvere con un webinar, con una video, non voglio banalizzare, ma si possono utilizzare alcune tecnologie e dobbiamo renderci conto che non si viaggerà ai ritmi di viaggio di prima per ancora un po' di tempo. Adesso io non so quando questi numeri torneranno a essere quelli che erano, ma forse i numeri che erano anche un po' esagerati, si correva tutti un po' troppo. Vero. E forse magari in questo modo si potrà cercare di risolvere una serie di mansioni e per una serie di professioni magari con un valore aggiunto un po' più basso da casa, e rendere il viaggio da fare invece un viaggio con magari un contenuto superiore. Ecco, questo è un auspicio forse. Giusto. Donato, gli accordi di libero scambio che sono stati già firmati dall'Unione Europea sia con Singapore che con Vietnam fanno sì che il sud-est asiatico offra varie opportunità per le imprese italiane. Quello con Singapore, ricordiamolo, è diventato operativo soltanto lo scorso 21 novembre del 2019. Si parla però di un probabile accordo multilaterale tra Unione Europea e l'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico. Queste indiscrezioni corrispondono al vero? E se sì, cosa ne potrebbe conseguire? Ma innanzitutto credo che l'accordo di libero scambio di Singapore per il ruolo di hub e col Vietnam, che è sicuramente una delle economie, se non forse la più interessante economia del Sud-Est Asiatico per tanti punti di vista, creino delle condizioni importanti per guardare al futuro. Io ho celebrato con era stato appena nominato Phil Hogan commissario per il trade quando è venuto a Singapore a festeggiare la ratifica e l'entrata in vigore del trattato e si è parlato di questo. Io credo che parlare di un accordo regione-regione sia un po' complesso, e sia un po' complesso se per la natura che ha l'ASEAN. E la natura che ha l'ASEAN è sicuramente l'Europa 27 è un mondo composito. Faccia conto che l'ASEAN lo è ancora di più, non tanto come numero di paesi, perché in questo caso sono solo 10, però davvero passiamo dal Myanmar, che ha 2.000, credo, dollari di reddito pro capite all'anno, a 60.000 di Singapore, con tutte le sfumature. Chiaro. È Indonesia piuttosto che Filippine, quindi la vedo, e ci sono alcuni temi molto grandi, l'elefante nella stanza, sicuramente il consumo e l'olio di palma, che per l'Unione Europea è un qualcosa di non negoziabile, e per le stesse ragioni opposte è non negoziabile neanche per alcuni paesi come Malesia e Indonesia. Io credo sia molto difficile arrivare a questo, ma ritengo che l'aver iniziato almeno qualche dialogo di alto livello con Indonesia e Thailandia già cambierebbe di molto la situazione. Cosa può cambiare, mi diceva lei? Quello che a cui accennavo prima, aprire la porta a 600 milioni di persone, che sono mercati
dove potenzialmente si può fare di tutto, si può fare dall'infrastruttura al bene di largo consumo, al bene di lusso, quindi sono mercati che anche per un'economia, per esempio come la nostra, che è assolutamente composita, l'Italia è uno dei pochissimi paesi al mondo che ha una varietà di componenti di PIL, quindi di contribuzione al PIL particolarmente alta, siamo forti in tantissime imprese, uno può andare in Thailandia e in Malesia a fare l'automotive, la Ducati fa le moto in Malesia, può andarci in Vietnam come ha fatto la Piaggio, oppure può andare a fare alimentare come fa la Ferrero Perfetti tra l'Indonesia e altri paesi, quindi c'è davvero un mondo che si potrebbe schiudere e nel quale secondo me una media potenza come l'Italia, cioè un paese che non ha delle dimensioni che non sono gli Stati Uniti, ha sicuramente delle carte da giocarsi. E mi lasci soffermare un secondo su questo punto, credo che faccia anche per noi, nel senso, se l'Unione Europea e i paesi che compongono l'Unione Europea in aggregato sono il più grosso investitore in Singapore e nell'Asia, se il 70% degli investimenti che va nell'Asia transita da Singapore, e se io vedo che l'Olanda, il Belgio, la Germania e la Francia sono tra i più grossi investitori in questo paese, io credo che anche noi, al netto dell'export, che è una grande cosa, anche sull'investimento diretto avremmo qualcosa in più da dire. Beh, questo è vero. Continuiamo a parlare di Europa, perché l'Europa è leader negli accordi di libero scambio e sostenibilità. Ma quali politiche comuni l'Europa ha messo in campo per facilitare le imprese del nostro continente interessate proprio al mercato di Singapore e al mercato asiatico? Ci sono diversi programmi europei, da Business Avenues ad altri, che sono sicuramente dei programmi che possono essere interessanti per fare matching tra imprenditori e quant'altro. Ma io credo che la cosa, almeno su cui la mia Camera, la Camera Europea, che presiedo da un anno e mezzo, sta puntando, è proprio su quello che accennava lei adesso, la sostenibilità. Chiaro. Cioè il nostro continente e tutti i paesi in modo diverso, perché il Nord Europa lo può essere per l'energia, ma per esempio l'Italia è l'avanguardia assoluta nella sostenibilità per quanto riguarda il fashion and textile, sì. Quindi il tessile, perché per noi è un settore grande ed è un settore su cui abbiamo l'avanguardia. Quindi io credo che da Singapore quello che si può fare è lanciare i messaggi che hanno anche delle ricadute di business sicuramente importanti, che aziende come Pirelli ci stanno lavorando, quindi in tutti i settori. La sostenibilità credo che sia l'angolo in assoluto al mondo dove oggi non abbiamo nessun competitor e dove oggi abbiamo una voce che si può propagare in modo molto forte. Abbiamo aziende come in Europa, all'estero, citavo aziende italiane prima, abbiamo Danone, abbiamo tante aziende che si impegnano chi su quanto riguarda lo smaltimento del materiale plastico o quant'altro. Tutto questo, e leggo che alcuni studiosi stanno additando proprio la sostenibilità come uno dei driver che possa guidare l'economia del dopo Covid, e credo che questo sia un tema su cui l'Unione Europea ha una leadership che non si può perdere e sulla quale noi in un paese come Singapore possiamo sicuramente creare un esempio per il resto dell'Asia. Molto bene, ma in che modo come Camera di Commercio Europea a Singapore fornite assistenza agli imprenditori italiani come anche degli altri paesi che vogliono cogliere le opportunità di business a Singapore? La Camera Europea, come dicevo, fa soprattutto rapporto governativo, quindi noi ci mettiamo al limite a capo di delegazioni di filiera che sono di un paese o di un altro, che laddove ritenga che la Camera Europea possa dare un valore aggiunto, lo facciamo volentieri. Non vogliamo neanche però andare ad occuparci di cose che sono assolutamente pro domo del singolo paese. Cerchiamo di attivare i singoli paesi su settori dove un paese è più forte di un altro. Faccio un esempio, parlavamo di sostenibilità, sul trattamento acque per quanto riguarda, mi faccio usare un termine un po' colloquiale, le città che sprofondano, Singapore ha un problema di incremento del livello dell'acqua della città. E quindi guarda l'Olanda come uno dei paesi che meglio al mondo ha gestito questa cosa. Quindi non l'Italia con il MOSE, Donato? Speriamo quando sarà pronto, insomma, io sarò felice di farne capofila. Però appunto ci sono alcuni settori su cui bisogna attivare i singoli paesi che hanno delle eccellenze in quello specifico contenuto. Quindi facevo riferimento al tessile per l'Italia, così come al trattamento, in questo caso di questa parte del trattamento acqua all'Olanda, e mi auguro davvero, battute a parte, che possa essere il MOSE domani o dopodomani. Quindi con Pirelli stiamo facendo un discorso sulle plastiche e quindi la filiera
che sul settore, sulla gomma, per esempio nel caso di Pirelli, abbia intenzione di far parte di cordate o di diciamo così, gruppi di impresa che vogliono arrivare, possono fare quello. Le infrastrutture sono un altro tema su cui l'Europa, secondo me, fino ad oggi non ha utilizzato tutte le possibilità che aveva. Io cito sempre, mi hanno invitato di recente a un convegno sulle infrastrutture qualche mese fa e si parlava ancora di Belt Road Initiative, che forse sarà uno dei grandi progetti, forse un po' che verranno accantonati un po' dal Covid o comunque rallentati, ma in ogni caso c'è l'Asia presenta enormi possibilità sulle infrastrutture. Sulle infrastrutture nessuno sa che l'Unione Europea aggregato è il secondo azionista relativo della Banca Asiatica di Sviluppo dopo la Cina. Allora io voglio dire che se noi deteniamo il 19 o il 20, adesso non mi ricordo quanto per cento, avremmo diritto ad avere e a entrare su queste grosse commesse sulle quali molte aziende stanno tentando di entrare. Quello è un universo che, a prescindere da Belt and Road, paesi come l'Indonesia che devono urbanizzare intere isole o devono costruire aeroporti in tutta una geografia fatta di migliaia di isole, o le Filippine, avranno sicuramente bisogno, quindi lì c'è da investire. Ecco, da quello che stava dicendo ora in chiusura mi viene da farle un'ultima domanda. Esistono delle, chiamiamole, regole d'oro, delle norme di condotta che un'impresa italiana che punti ad avere successo sul mercato di Singapore deve rispettare per evitare amare sorprese? Quali consigli può dare? Guardi, io le rispondo con un aneddoto che mi si rilaccia a quanto ho detto prima sugli investimenti diretti. Gli investimenti diretti sono un mio crucio da tanti anni, da quando sono in questo mondo di camere di commercio, perché sento spesso parlare di export, che sicuramente è un driver fondamentale che ci ha aiutato a superare molte crisi. Ma l'investimento diretto è anche quello che ci fa essere importanti nel mondo e che è quello che ci fa anche creare una filiera. L'aneddoto è il seguente. Quando Singapore nel 70 provava a diventare, era un paese del terzo mondo a tutti gli effetti, cacciato, non trovo una parola migliore, dall'Unione Malese e abbandonato, come diciamo, al suo destino, e l'allora primo ministro Lee Kuan Yew, fondatore della moderna Singapore, andò in giro per il mondo per cercare investitori che volessero credere in questo paese. La persona che credette per primo in questo progetto si chiama Pasquale Pistorio, era il presidente amministratore delegato dell'ST Microelectronics. ST Microelectronics è venuta a Singapore a metà degli anni 60, addirittura neanche nel 70, è diventato il più grosso datore di lavoro a Singapore straniero, è tutt'oggi, se non il più grosso, uno dei più grossi datori di lavoro, ha inaugurato un nuovo stabilimento oggi e dalla presenza a Singapore segue tutta l'Asia e si è aperto, essendo qua negli anni 60-70, rapporti con Samsung e con tanti giganti del settore che nessuno allora conosceva o perché non esistevano o perché erano difficili dall'Italia da contattare. Come è stato fatto? È stato fatto credendoci, è stato fatto con un programma serio, con sicuramente un grande visionario come era Pasquale Pistorio, ma avendo un progetto e la capacità di capire che c'era un mondo che si stava aprendo. Quindi io credo che Singapore è davanti a un progetto serio, con un prodotto innovativo, e noi non abbiamo da che aver paura dall'essere innovatori di prodotto, ma col coraggio anche di fare delle scelte che oggi ci sembrano più difficili, io credo che Singapore sia un posto che, al netto dei limiti che tutti i posti hanno nel mondo, possa continuare a regalare grandi soddisfazioni e come le regala le tante imprese che sono qui, grandi e piccole, italiane o europee. Molto bene, Federico Donato, grazie mille. Quindi ringraziamo il Presidente della Camera di Commercio Europea a Singapore per questa chiara disamina dello stato dell'arte e delle soprattutto possibilità che ci saranno per le imprese europee, ma a noi interessa soprattutto per le italiane in questo paese. Do appuntamento ai nostri ascoltatori per i prossimi interventi, per i prossimi focus su altri paesi. Grazie di nuovo Donato. Grazie molto. Grazie. A presto.